Una scoperta in fisica e anche logicamente in fisica delle particelle avviene quando un claim, quando una proposta di una scoperta viene accettata dall'intera comunità. E questa è la forza della scienza, cioè uno fa un avanzamento nella scienza quando uno ha degli argomenti abbastanza forti per convincere i propri colleghi, i peers, che quello che uno ha misurato o quello che uno ha pensato è effettivamente una cosa che va nella direzione giusta. E questo avviene in vari modi, avviene perché viene fatto un seminario e poi le persone che ascoltano quel seminario escono fuori convinte. Un aspetto importante è pubblicare un articolo su un peer review journal, su un giornale con referato da colleghi. E quindi questo è come avviene una cosa. Logicamente quando io faccio un claim, quando io propongo un nuovo risultato, uno cerca anche di quantificare, perché la scienza della fisica è una scienza quantitativa, quindi cerca anche di quantificare la probabilità che quello che ho osservato è effettivamente, per esempio, qualcosa di nuovo, oppure qual è la probabilità che quello che vedo avviene perché sono fenomeni noti che sono però apparsi in maniera un po' abnorme. Quindi uno quantifica in probabilità che quello che io vedo è un'espressione di quello che si chiama segnale di fondo, cioè di altri eventi diversi dal claim. E uno usa a dire che c'è una strong evidence quando questa probabilità è più piccola di 1 su 1000, e viene detto anche 3 sigma. Oppure uno dice tradizionalmente che c'è una scoperta quando questa probabilità è minore di 5 sigma, che corrispondono a circa 3 parti su 1 milione. Però alla fin fine una scoperta che è un'evidenza matematica minore può essere accettata subito dalla comunità, perché il metodo sperimentale è evidente e il suo footprint, la sua segnatura è chiara. Oppure una scoperta che ha 5 sigma può essere rifiutata dalla comunità, perché alla fine nessuno poi veramente crede a quelle 5 sigma come sono calcolate.